Ok, questo lo mettiamo su YouTube. No, ho schiacciato start streaming e ho lasciato 10 minuti la live. Non mi sembra il caso di far aspettare la gente che guarda la live su YouTube in VOD per 10 minuti così. Non mi sembra veramente il caso. Sì. Ho lasciato in starting storm. Mi sono dimenticato perché appunto mi stavo preparando, che appunto come dicevo domani non ci sono. Però, appunto mi stavo preparando per domani e mi sono totalmente dimenticato del fatto che ho lasciato. Tra l'altro sembro bunkerato, sì, ma sembra il gongo di Notre Dame. E la telecamera come scusa, e ma va abbastanza, insomma, mi sono piegato un attimo. Ma com'è qua? Dici che la webcam non funziona quando nella live funziona invece, cioè su OBS dice che c'è. Datemi un secondo, mettiamo tutto a posto. Ok, adesso funziona. Perfetto. È rimasta inchiodata la cosa. Dove? Dove? Mettere la telecamera un po' più in basso. E quando faccio così che reggo il testo. Non so. Provo a tornare così la. Allora, mettiamo nel sin e mi scuso di montare 10 minuti. Questo evento web 3 stelle è disponibile, non ho ancora aperto. Abbiamo aperto questo oggi. Mi dà 400 per 4 volte? Non è male, 4, 8, 12, 16. Mi ha dato pure questo. Infatti ci abbiamo. Ma questi animaletti qua io sinceramente. Il problema principale è che quando tu vi faccio vedere, io per esempio vado qua, dico boh, oggi voglio mettermi questo per dire che cambia. Ah, è rimasto, ok. Non capisco perché c'è il territorio. Non so in che modo è territorio, non ci faccio neanche caso. Che ce l'avevo tolto. Si vede che dopo ogni aggiornamento te lo tolgo. Non so. C'è delle animazioni fuori. Non è male. E abbiamo guardato un po' prima. Allora, sono le 19. Perfetto. Oggi abbiamo metà di una missione che non ho capito se l'abbiamo completata. Che erano quelle missioni nascoste, segrete, e per compenso siamo andati a raccoglierci questi. Quindi oggi è sabato e provo a vedere se c'è qualcosa qua. Un tuffo dove l'acqua aiutami. Ok, facciamo questo. Perché ti danno obiettivi questi, però se non li fai ovviamente non te li danno. Sto cercando di farmeli pian piano, soprattutto questa settimana perché sono in ferie, tra virgolette, perché oggi è sabato, domani è l'ultimo giorno. Ok. Allora. La missione d'oggi. Due tre saltelli. No, onestamente pensavo che dovevo saltare veramente. Mi dà il parco di un parco.
Ah, qui questo. Vediamo cosa c'è. Potresti uscire un attimo dall'acqua e le sorgenti. Oh! Fai il bravo, altrimenti devo venire lì a prendere. No! E fu così che scappò. Sparito in un secondo. Penso come faccio a trovare. Letteralmente lì. Che stai facendo? Vuoi fare un bagno termale? Mi spiace, sto pure andando a sorgere. Aspettarmi. E poi non riesco a convincere che questo testo non andasse. E pensare che ho anche tante altre sorgenti da pulire. L'amministratrice delle sorgenti termali. Interessante. Forse sta facendo i capricci perché ho dovuto trascinare fuori qualche giorno fa. Posso convincere se vuoi riuscire? Perché no? Cosa gli sta facendo? Prima bastava accarezzare la testa e la pancia. Questi sono di Nasum. Però così non è. Poi c'è un uomo nella sorgente. What? Esatto. Se sei qui per fare un bagno, devi assolutamente provare l'esperienza con un uomo. La prima volta che ci ho provato, la temperatura delle sorgenti era troppo bassa. La persona non voleva far niente. L'ho chiesto a una persona, posso aiutarmi a fare un uomo? Finalmente ho potuto assaggiare un vero uovo di sorgente termale. C'era cosa che ricordo anche qui da tirare questa essenza piacevolissima. Ah, uovo, ok. E non. Appazzato, stavo dicendo, ma che. No, c'era la cosa che ha provato a metterci il latte dentro. Se sono in sospetti. Ciao. Oh, no. Che ti ha fatto? La faccia. Oh, oh. Il piccolo sembra molto difficile, c'è seduto con Gabriel. Ora dovresti essere in grado di prendere e tirare su. Finalmente si tranquillo, porti con cura. Parla contro. Why? Non lo so. Sorry guys, contro. Si assomigliano tutti a quei due. Ti dirò che il piccolo ti adora. Mi hai convinto al mio contento. Grazie mille, con la compensa. Vado a prendere qualcosa di buono da mangiare. È scappato! Non è finito, non dimmi che sei tuffato di una sorgente. Oh, wow. Torna qui, quei sorgenti non sono ancora qui. Il piccolo si atterra veramente la sua sorgente. E lei la non inserì. Non mi ha dato i soldi. Oh, scherzo, non mi ha dato. È una pressione da tutto. Carica combustibile interna, penso che sia quello dei Pyro, giusto? L'unica cosa carina è che l'hanno messi uno al giorno di carino. Almeno non devi sapere che ha fatto il problema. Faccio per i in aumento. Ciliegina sulla torta sarebbe tu selezioni quali ricompense vuoi, giornalia. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Volta l'abbiamo fatto dietro, l'abbiamo fatto dire 164. Cominciamo a mangiare. Tecnicamente questo non ci serve più, quindi togliamo.
vabbè, così se mettiamo c'è una mostra c'è completato con gli occhi. Boh, sto pensando di fare una filosofia dell'oro. Adesso non so cosa fare. Ah, ne abbiamo 200. 203. Andiamo a fare una cosa più intelligente. Andiamo a fare questi. Non sapete quanto sono contenti che mi dai soldi adesso? Cioè, sono 1000, ma nella mia testa it's huge. Cioè, non so, non sembra più uno spreco, cioè, è sempre uno spreco in teoria, perché l'altro te ne dà 60.000. Però al suo momento non sembra più uno spreco. No, non è mai uno spreco per questi, perché ovviamente ti danno, no? Questi. Che ormai, per uno, che ormai ne abbiamo a bizzeffe. Capito a me? Capito a me? Cioè mi dispiaceva, cioè non mi dispiaceva avere guadagnare ESP così, però per il grado di avventura però allo stesso momento. Preferisco guadagnare soldini anche se ripeto che sono veramente pochi. Però c'è già questa un po' la grande. Dopo lo metto un attimo in pausa. Vuoi arrivare? Andiamo su. Adesso danni, siamo anche stabili. Thank you. Ogni volta che queste robe che vedo sti tizi correre, sti dinosauri correre a sinistra mi viene di fare la solita battuta di Jurassic Park. No, c'è qualcosa in Natan però sembra, cioè il deserto di Sumero sembra infinito, no? Però qua Natan sembra con sti dinosauri dal collo lungo, eccetera, oppure questi qua appunto che si arrampicano. Sembra, non dico ancora più infinito, ma sembra un posto enorme. Direi, veramente qui. Sono messo in un posto. Spero che non ci sono le rompiscatole da lontano. Ah no, ci stanno guardando. Stanno puntando le loro birre su di me. Ah, ma cosa vuoi questo? Ma chi ti conosce? Bisogna solo di questo. Ma così qua devono essere proprio di fianco a lui. Non mi interessa. Cioè, più che altro dovrei farlo perché c'è cioè, materiali nuovi e non ne ho raccolti tanti, ma non c'è. C'è un aggiornamento che erano veramente aggressivi per essere da un posto all'altro. Si
seguivano i nemici. Erano veramente la mente. Adesso che hanno un po' più in accordo. Dopo l'aggiornamento lì non mi è proprio piaciuto. Devo guardarmi la vita perché questi sono molto scordi. Prima che ci bruciamo i capi. Ok. Sicuramente non ci hanno neanche fatto più caso, nostro amichetto, cosa fa di... Flakes. I guess. No, più. Giù a bello. No, non l'ha fatto. C'eravamo quasi. Vieni. Se ci fanno quei lama lì. Volevo mettermi sopra il fuoco, ma come si chiama? Mi sono. No, beh, non come sempre. Ha fatto un balzo in avanti, proprio. Preda benissimo. Giù. Ma che fanno sta? Non era il risultato che volevo. I'm sorry. What have I done? No, pensavo che non mi colpiva, era... Cioè, di solito sono domestici. Vabbè, guess prima o poi mi servirà la carne. È brutto da dire, adesso dove tu va. Più conveniente carne, guess metteranno the people what you say in your defense. E sei, you're a most. Vabbè. Se fai uno di questi, faccio uno di questi. Tanto, mi sono togliere un attimo la telefono. Di Skyrim ti danno 5 monete d'oro, cioè ti danno una buffa, come si dice, amo di wanted ora live, ti danno 5 step di cercato per arrivare a guardia in cavolato. Tutti ne abbiamo adesso di questi. Non so quando fermarmi, sinceramente, perché non... Dico la verità. Non ho personaggi in mente, non ho set in mente. Cosa fosse da fare adesso? Magari domani sera, quando torno a casa, easy, di nuovo, faccio questo. Perché è la cosa più semplice da fare. In ogni caso... Magari la prossima settimana ci mettiamo a formare un po' di materiali per le armi e quelle cose che di Infa. Quando... 9 giorni, ok, sì. Ah, ci abbiamo giocato 1000 parti, insomma non sono tanti. Just... What? Ok. Ma fa niente. Perché se tu mi colpisci dopo che ho dato la ultima, mi tormenta il danno di un
cioè per 10 secondi, quindi teoricamente potresti usare dei 2 per 10 secondi. Però va bene lo stesso, cioè nel senso preferisco darvi una volta una botta o due con l'arco, il mega spadone, basta. Lo so, manco completamente, non serve a niente. I giorni sto guardando un po' di video di Fallout 4 di mod. Non mi dispiacerebbe onestamente cominciare un po' qua. Quindi Fallout 4 da un po' che non ci sono. Però Fallout 4 me lo sono mangiato su Apple 4. Avevo, non mi ricordo più quante ore di gioco, ma era a livello 1000. Legittimo, senza mod né niente. Tutti i perk, avevo completato tutte le missioni praticamente. Fantastico. Perché non mi ero messo lì in mente che su Skyrim si era buggato veramente male il mio play. E fai 4 missioni, non le potevo completare né più o meno. Poi non ho mai completato tutte le cose lì dei collezionabili delle le piante di Nirn, eccetera. Perché anche lì era buggato. Ce n'è una che non è mai respawnata. Che teoricamente doveva respawnare, ma non è mai respawnata. Comunque, a parte quello, il fatto principale è che molte cose non hanno. Allora mi ero messo lì in mente, ho detto, però adesso che ci parlo 4 voglio fare 100%. Infatti è quello. Anche lì forse c'era qualcosa che non andava, non mi ricordo esattamente, ma tutti i perk, tutte le armature le avevo messe nella mia base, un accampamento pieno di gente, mi hanno fatto praticamente la cosa dell'acqua purificata, avevo messo tante di quelle cose dell'acqua purificata. Arrivava a 1000 o 2000. O non mi ricordo dopo quanto tot di giorni, la rivendevo, ci guadagnavo. Dipendeva anche da quanti soldi avevano i cosi, ma minimo 100.000. Non li facevo. Una volta ero arrivato anche a farmi mezzo milione, perché qualche volta facevo il giro di tutti i miei insediamenti, e facendo il giro di tutti i miei insediamenti, se proprio è, ci arrivavo anche a 900.000, però mi ricordo una volta che proprio mi ha dato mezzo milione, proprio pulito, pulito. Un'altra volta mi ha dato 984.000, ormai. L'avevo demolito quel gioco lì, non c'era più niente da fare, mi divertivo così. E onestamente mi piacerebbe. Però appunto adesso che lavoro non lo so se è. La cosa che mi fa più paura adesso che sono undicello e quando uscirà Elder Scrolls 6, avere tempo di completare le quest, eccetera, quello mi. It's kind of scary perché mi sa che non avrò tempo. Anche se appunto Skyrim mi è piaciuto tanto, spero che sia come Skyrim il prossimo Elder Scrolls. Come ho detto in precedenza, Oblivion non mi è piaciuto, mi dispiace. Che qualcuno potrebbe dirmi, però tu hai giocato Skyrim, è il solito dispute che si vedono online, ma non so, io ho provato, ci ho giocato 50 ore, dopo 50 ore mi sono stufato di lasciare. Mi dispiace. È un bel gioco per carità, mi è piaciuto, però non sono riuscito. Ah, qui c'è un banco di creazione. Però dopo un po' mi sono, tra virgolette, arreso, ho rotto le scatole, giocarci. Morrowind mi fa paura perché è tutto testo. Guarda questo come si guarda. Però
Oblivion sembra divertente, però appunto sono giochi vecchi, un'altra stoffa. Comunque, volevo provare Fallout, volevo provare Fallout New Vegas, però mi fa paura quella meccanica di riparare le armi. La cosa che non mi è piaciuta di Oblivion è ripararmi la mia armatura, l'ho odiata come cosa. È un fastidio in più perché volevi esplorare un dungeon. Così si rompeva l'armatura, well, andiamo indietro a ripararla, poi torniamo di nuovo al dungeon. Una noia, stavo di riparazione. Poi mi ero comprato tanti di quei cosi da riparare. E ne facevo fuori tanti di quei tanti. Non so. New Vegas ho paura che sarà come Blim, quindi passo indietro. Però mi piacerebbe provarlo, perché secondo me potrebbe piacermi di più di Fallout 4 New Vegas, mi sembra più alla mia, diciamo, tra virgolette, mia preferenza. Grandi posti enormi, vasti, tono forse un po' più dark rispetto a Fallout 4. Mi piacciono i giochi un po' più, diciamo, meta. Tipo Neverspeed Most Wanted era molto meta rispetto ai Neverspeed che fanno adesso. Comunque, finiamo di leggere qua, poi vado a mangiare. La prossima volta potresti provare a usare un pennello delle setole morte. Dice Gabe. Un pennello del sito marketing. Già, qualcosa un po' di un po' più morbido del solito. Pettine di legno che vada meglio per pettinare una pelliccia. Ah. So che ad alcuni server ci piace essere spazzolati non tanto per curare, ma perché è una buona scusa per godersi una bella gattina sulla schiena. Mentre a caso che devi usare un pettine hai identità. Fidati, se vuoi rabbonire un sacco imbracciato non c'è niente di meglio, è una spazio. Può fare miracoli. Naturalmente prima bisogna riuscire. Che si dice vuoi fare anche lì? Immagino di sì. Immagino si può fare. Ehi, questo è tipo il lama che abbiamo visto. Questi si divertono. Mommy! Thank you! Sì, adesso mi rimetto strano effetto. C'è il lama qua. Archivi di Annan Patch. Non volevo parlare con questa, ho abbastanza fretta, quindi un'allenatrice. Ah, c'è di nuovo lei? No. C'è pieno di gente di Sumero qua, si vede che la cosa della film massacra attira visitatori. Beh, Sumero è vicino a Natlan, quindi potrei capire. C'è deserto in mezzo. Tra virgolette. Boh, adesso vado a mangiare. E I guess ci vediamo dopo, non lo so. Ok? Adios. Ciao ragazzi. Ciao.